quadro, glielo porti in caserma, e cioè loro ti dicono che ci vuoi fare e sono loro stessi a dirti che il tuo telefonino è stato rivenduto in stazione. Ma dai, ma visto che non hai lavoro, adesso come vivi? Come vivo io? Adesso sono in giro, io sto qui sperando che qualcuno mi dia lavoro, però nel frattempo vado in qualche mensa perché veramente non ho i soldi per comprarmi pasta, queste cose qui. Vado nella mensa, cioè piuttosto che mettermi a chiedere e rubare, che io non lo so fare, vado nelle mense. Incontriamo ragazzi giovani, persone di una certa età, italiani, stranieri. Le persone in difficoltà, quelli senza fissa dimora, vanno direttamente in centro d'aiuto che si trova in sezione centrale, Galleria Est. Secondo le possibilità che sono, vengono segnati nei vari dormitori. C'è il dormitorio femminile, c'è il dormitorio, quello in via Calvino numero 11, che viene gestita dai frati Sant'Angeli. E noi facciamo l'accompagnamento dal centro d'aiuto verso i dormitori. Buonasera, sono Gilda. Com'è? Via Ferrante a Porto, a Porto numero 12? Sì. Sta male? Va bene, grazie. Grazie, buonasera. E ragazzi, dobbiamo andare in via Ferrante a Porto, sì, numero 12. Sera in stazione centrale per la prima volta ho fatto un codice bianco. Per noi vuol dire chiamare l'autoambulanza. Noi non diciamo chiama l'autoambulanza proprio per non spaventare e intimorire la persona che si sente poco bene. Quando penso che sia finita è proprio allora che comincia la salita, che fantastica storia la vita. Andiamo. Andiamo. Grazie amico. Una, ha tirato più il cambio, tu più che si tieni? Sia finita.